Per il secondo episodio della collana di video meraviglie della Svizzera, Volando Dronando e Calogero d'Angelo ci portano alla scoperta delle magnifiche strutture in cima al Monte Pilatus. Il Pilatus è un massiccio montuoso delle Prealpi svizzere, il più elevato delle Prealpi di Lucerna, situato appena a sud-ovest della città di Lucerna. Il massiccio si trova sul confine tra i cantoni di Lucerna, Nidwaldo e Obwaldo. La vetta più elevata è il Tombischorn, e raggiunge i 2128 metri. Sulla cima del Pilatus è posto un importante centro turistico con strutture ricettive ed alberghi, che ogni anno attira migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo. Parte di queste strutture sono state realizzate scavando letteralmente nella dura roccia, come ad esempio il cinema, il teatro e i diversi negozi esistenti, così come un percorso panoramico scavato all'interno della montagna che ci fa passeggiare a strapiombo con vista sulla città di Lucerna e la regione del Lago dei Quattro Cantoni. Vi sono tre modi per raggiungere la cima del Monte Pilatus: a piedi attraverso i tantissimi sentieri escursionistici, tramite la cabinovia che parte dalla città di Kriens, e con il treno a cremagliera che parte da Altnach. Nel XIX secolo l'ingegnere svizzero Edward Locker ebbe l'idea di costruire una ferrovia sul Pilatus. Molti lo presero per matto. L'utopia divenne però realtà con l'inaugurazione nel 1889 della linea lunga 4618 metri che portava da Altnachstad a Pilatus Kulm. Con una pendenza massima del 48%, è oggi la ferrovia a cremagliera più ripida del mondo. Per superare tale pendenza ci voleva una tecnica ingegnosa. L'exploit fu possibile grazie all'idea geniale di realizzare due ruote a cremagliera orizzontali. Questo capolavoro fu anche presentato all'Esposizione Mondiale di Parigi del 1889. Il Pilatus Kulm è raggiungibile anche per mezzo di una funivia aerea che parte dalla città di Kriens. Dopo l'opera di risanamento generale, con cui è stata riammodernata tutta l'infrastruttura alberghiera e di ristorazione del Pilatus negli anni 2009 e 2011, la Pilatus Bahnen AG ha investito altri 18 milioni di franchi svizzeri in questa nuova funivia. La cabinovia è stata inaugurata il 9 marzo del 1956. La grande attrazione è costituita da due moderne cabine da 55 posti, ognuna che sono in grado di trasportare ben 589 passeggeri ogni ora. La lunghezza totale del percorso è di 1388 metri e raggiunge un dislivello di 647 metri. Tutto questo trasmette letteralmente ai passeggeri la sensazione di volare. Ricordati di abbonarti al canale YouTube di Volando Dronando Fotografando per non perdere i prossimi video di meraviglie della Svizzera. E grazie a tutti coloro che seguono già questo canale e lo sostengono.